Ragazzi, benvenuti a tutti in questo nuovo video. In questi giorni, curiosando un po' su Facebook e in particolare sui vari gruppi delle BMW S1000 XR, ho notato che l'argomento computer di bordo non viene quasi mai trattato, o comunque non è stato mai approfondito, e pertanto ho pensato che potrebbe essere utile, soprattutto per chi si sta approcciando da poco con questa moto, di appunto fare un video dedicato su questo argomento. Per facilitare, diciamo, l'operazione, ho riportato, diciamo, graficamente quello che riguarda il computer di bordo con i vari menu e sottomenu della BMW S1000 XR. Il computer di bordo che andremo ad analizzare oggi riguarda le moto immatricolate dal 2015 al 2019, perché poi successivamente appunto la strumentazione è cambiata e quindi anche quello che riguarda le impostazioni. Consultando appunto il libretto di uso e manutenzione della BMW S1000, ho visto che diciamo, i menu e i sottomenu sono sì ben descritti, ma sono un po' complicati da capire. Pertanto, ho pensato di rappresentarli attraverso un foglio Excel in modo che visivamente riusciamo a capire in che punto dei menu o dei vari sottomenu ci troviamo e quello che possiamo fare in base a quale menu appunto stiamo selezionando. Allora, diciamo, a fattor comune, qualsiasi accesso ai diversi menu che andremo adesso a vedere avviene tramite una pressione di qualche secondo del tasto info. Quindi, per entrare in qualsiasi menu e per modificare qualsiasi impostazione, si dovrà sempre premere il tasto info per qualche secondo e poi appunto andare a confermare l'impostazione che abbiamo cambiato sempre premendo per qualche secondo il tasto info, mentre il tasto info, se premuto leggermente, è come se fosse, diciamo, una sorta di freccia che serve per scorrere nel menu. Ok, pertanto andiamo a scoprire come è fatto questo computer di bordo e i vari menu e sottomenu e cosa possiamo andare a regolare secondo le nostre esigenze e necessità. Premiamo quindi il tasto info e ci troveremo immediatamente i primi due menu, 1 e il Race Info. Scorrendo ancora avremo il menu Setup, menu appunto chiamato. Premiamo il tasto info per qualche secondo ed entreremo all'interno di questo menu. All'interno di questo menu ne troveremo altri due, Setup Racetrack e Setup Equipment. Analizziamo pertanto questo di destra e poi analizzeremo quest'altro. Quindi teniamo premuto per qualche secondo il tasto info, entreremo all'interno di questo menu dove troveremo tutta questa serie di regolazioni che si possono fare. Quindi analizziamole una per una. La prima è chiamata DWA. Non è altro che l'attivazione o disattivazione dell'impianto di antifurto per le moto appunto che lo hanno installato. La seconda impostazione è il clock time, quindi la regolazione dell'orologio sostanzialmente. La terza abbiamo disp brief, che non è altro che la regolazione della luminosità del display. La quarta è GSL on RMP, che non è altro che l'impostazione del regime di inserimento della spia del cambio marcia. Quindi l'attivazione, e qui avremo la disattivazione di questa spia, quindi le impostazioni del regime di spegnimento della spia. Poi avremo GSL Brief, che è la luminosità della spia del cambio marcia, che va da un valore di 20 a un massimo di 100. Solitamente l'impostazione della casa è appunto di 100. Poi abbiamo quest'altra impostazione che è la GSL frequenza, che non è altro che la regolazione della frequenza del lampeggio della spia del cambio marcia espressa appunto in Hertz. Solitamente l'impostazione che troverete della casa madre è 4 Hz. In ultimo avremo l'attivazione della luce automatica diurna. Questa qua non è altro che la funzione automatica per la luce diurna che si può inserire o disinserire attraverso on oppure off.
Sempre all'interno di questo appunto menu c'è un'altra impostazione che si chiama tempo GPS, che riguarda la selezione del tempo, dove è possibile appunto visualizzare il tempo del sistema di posizionamento globale o quello del computer di bordo. Solo che questa, diciamo, di tipo di impostazione riguarda le moto che hanno installato anche il sistema di navigazione. Io in questo caso non ce l'ho installato, pertanto, non conoscendola bene, Non ne parlerò comunque in questo video. Un altro menu, che, o meglio un altro sottomenu, che si trova all'interno sempre di setup equipment, quindi continuando a scorrere il menu, è il setup equip units. In questo, diciamo, sottomenu troveremo queste altre impostazioni che possono essere regolate, come il commutatore di velocità, quindi se volete che sia in chilometri orari o in miglia, la conversione dell'unità del contachilometri, quindi sempre in chilometri e miglia, il commutatore della temperatura in gradi o in espressi in Fahrenheit, quindi il commutatore del consumo medio, quindi litri su 100 km o chilometri su litri, e l'unità clock, che non è altro che l'impostazione dell'orologio espresso in 24 o 12 ore. Quindi, ultimata questo menu, andremo a premere appunto l'uscita e torneremo in questa posizione qui. Scorrendo sempre, premendo il tasto info, andremo in quest'altro menu che si chiama appunto setup race track. Premetto che questa impostazione, questa parte del menu, io non l'ho mai utilizzata, perché riguarda chi va in pista e quindi ha bisogno di andare a cronometrare il tempo sul giro. Insomma, io non andando in pista, diciamo, non l'ho mai utilizzata, però ve la riepilogo in due principali punti. Questo menu sostanzialmente serve per andare a visualizzare, come leggete qua, l'impostazione di visualizzazione del, diciamo, del timer dei giri. Io ve l'ho rappresentato in questa maniera, quindi ci sono delle varianti che voi potete andare ad impostare nel vostro display. La prima variante, ad esempio, è se volete far apparire sulla terza e quarta riga il run, che è il giro attuale che state facendo, ed sotto sulla quarta il miglior giro che avete fatto. Un'altra variante potrebbe essere far apparire last, che è l'ultimo giro fatto, e l'attuale giro, oppure appunto l'ultimo giro fatto è il miglior giro, oppure l'attuale giro è il totale dei giri, e così via. E infatti, se vedete qui, sono queste impostazioni che stanno indicate qui. Infatti, se leggete, c'è scritto race lap time run, cioè il tempo del giro, last time, best time, total time, il migliore di sempre, best ever, il vecchio giro, e anche quello appunto il tempo di attesa per avviare un nuovo giro. Un'altra impostazione è il lap time trig auto. Questo, se non è altro, che è la modalità di attivazione del cronometro durante il giro. Infatti ci sono tre tipi di impostazioni diverse, che sono l'auto, il manual e l'extern. Allora, l'auto, il cronometro si attiva o azionando il tasto di lampeggio dei fari, oppure attraverso un ricevitore a raggi infrarossi. Il lap time manual, il cronometro si attiva semplicemente utilizzando il tasto di lampeggio fari. Invece il trig extern, il comando, quindi il cronometro, si attiva solo attraverso il ricevitore a raggi infrarossi. Tuttavia, però, ho letto nel libretto di uso e manutenzione che per quanto riguarda l'attivazione tramite ricevitore a raggi infrarossi, questo deve essere appunto uno strumento che viene comprato a parte. Però, ripeto, non essendo, diciamo, abbastanza addentrato in materia, non vi voglio fornire indicazioni appunto che potrebbero essere fuorvianti. Quindi, ultimato quest'altro menu, quindi ci troviamo in questa impostazione, andiamo sempre a premere l'uscita, e quindi ci troveremo qui, andremo a premere di nuovo l'uscita e torneremo in questa parte del menu.
Quindi abbiamo adesso, fino adesso, analizzato il setup menu Enter e i vari sottomenu e gli ulteriori sottomenu. Quindi andremo ad analizzare l'ultimo diciamo menu, che è il Race Info, sempre attinente a chi va in pista, e appariranno sul display una serie di informazioni dove appunto vedremo Race Best Ever, quindi il miglior giro di sempre, il miglior giro di memorizzato, il miglior tempo memorizzato, l'ultimo tempo memorizzato del giro, Race Total, che non è altro che la somma di tutti i tempi percorsi dei giri memorizzati, la cancellazione dei giri, della cancellazione dei dati memorizzati, la cancellazione del miglior giro di sempre memorizzato, e poi l'uscita per tornare un'altra volta in questa posizione. Spero che questo video, diciamo rappresentato così graficamente, sia stato di facile comprensione e soprattutto utile a chi come me la prima volta che si è approcciato al computer di bordo della BMW ha avuto un po' di difficoltà a capire le impostazioni dove si trovavano. Ovviamente a questo ne seguirà un altro dove vi farò vedere proprio sulla moto quello che ci siamo finora detti. Ciao e alla prossima!